Quanto pesa questa medaglia? Ci siamo tolti un peso forse, nel senso che siamo sicuramente estremamente soddisfatti. Secondo me è una grande medaglia, perché non dimentichiamoci che chi ha fatto la finale è comunque la prima e la seconda del ranking mondiale, e secondo me in questa Olimpiade in generale, ma anche nella finale, lo ha dimostrato. Per te è stata un'Olimpiade complicata personalmente, nel senso che sei uscito da una situazione difficile uscendo con una partita molto importante all'ultima gara? Sì, sì, penso che è indubbio che il volley espresso da me, ma anche in generale della squadra, non sia stato il top di quello che abbiamo fatto vedere. Quello è assolutamente vero. Se devo darci e darmi un grande merito è di aver fatto carro armato anche nei momenti un pochettino difficili e esserci portati a casa veramente le gare che contavano, perché quei quarti di finale con gli Stati Uniti, dove era dentro o fuori, abbiamo fatto una grande gara, e anche stasera abbiamo fatto una grande gara, quindi siamo contenti, dai, davvero. Una grandissima Coppa del Mondo, un'Olimpiade, per te è un anno importante? Sì, sicuramente è un anno importante, sono molto contento e in questo momento anche molto stanco, nel senso che quando ti scende l'adrenalina di tutto, io devo essere onesto, negli ultimi giorni, ma anche forse per tutta l'Olimpiade, il livello di tensione è sempre stato molto alto, soprattutto per noi che non l'abbiamo mai fatta, perché è un turbine di emozioni insieme a delle aspettative molto alte da parte nostra e anche da parte di tutto il movimento per quello che abbiamo fatto vedere in questo anno e mezzo da quando questo gruppo è partito. Però dai, siamo estremamente contenti. Anche perché voltandosi indietro c'è un argento europeo, c'è la qualificazione conquistata senza sconfitte, c'è una grande Coppa del Mondo persa per 2-7, quindi iniziano ad essere tante le soddisfazioni per questo gruppo. No, io guarda, ti dico, da quando è partita questa nostra avventura ci siamo tolti parecchie soddisfazioni, perché se noi dovessimo andare indietro di un paio d'anni, in pochi ci davano fino a questo punto, cioè in pochi ci davano un argento europeo, in pochi ci davano un bronzo olimpico, in pochi avrebbero scommesso su di noi, quindi di soddisfazione ce ne siamo tolti in tanti. È chiaro che si è chiuso un ciclo, perché ogni Olimpiade, ogni giochi olimpici chiudono un ciclo, e su quello che sarà di questa nazionale vedremo. Ma tu ti sei riuscito anche un po' a divertire alla tua prima Olimpiade? Divertire è molto personale, sì sì, assolutamente sì. Cioè, intanto ho coronato un sogno, nel senso che ho sempre sperato, cercato, voluto, creduto di poter giocare dei giochi olimpici. Ci sono riuscito più o meno bene. Cioè, io per primo magari non sono soddisfatto al 100% di quanto ho fatto personalmente. Però ti dico, ok, noi siamo arrivati a Londra che eravamo questi, e accettandoci nei nostri pesi e nei nostri difetti siamo arrivati a conquistarci un bronzo, come forse la squadra dove tutti quanti ci davano meno possibilità tra le varie, perché tipo il femminile partiva molto più in alto di noi, le due squadre di beach secondo me, ma anche secondo quello che leggevo, erano quotate molto in alto, noi un pochettino di meno, alla fine torniamo a casa con una medaglia. Però anche l'ASCO si è ritagliato uno spazio importante, voglio dire, hai sfiorato per un pelo proprio il best scorer alla Coppa del Mondo e adesso comunque ti confermi con una medaglia, quindi anche per te personalmente è una cosa, cioè una consacrazione. Ma io ti dico, io sono estremamente soddisfatto, mi godo il momento, ti dico, non è per fare l'ipocrita eccetera eccetera, ma soprattutto ai giochi olimpici la prestazione personale non conta. Cioè veramente ti trovi a un punto in cui dici, ok, posso fare schifo per 2-7.5, però dobbiamo portare a casa la partita, perché cioè, qua siamo ai giochi, dobbiamo andare avanti per tutto. Io penso che non ho mai vissuto un'esperienza come i giochi olimpici, dove veramente il collettivo valeva più dell'individuo. Quindi io sono molto soddisfatto, mi godo questo momento. Sul nostro futuro in azzurro ne riparleremo fra qualche mese. Adesso cosa sogni? Una vacanza?
No, adesso io domani sono già a Katowice e mi devo curare perché cioè, purtroppo non dimentichiamo che fare 24 mesi come abbiamo fatto noi senza mai fermarci praticamente alla fine si sentono tanto.